sempre più Lago di Garda, sempre più Malcesine, sempre più foiling, ve lo stiamo facendo vedere in tutti i modi, ve l'abbiamo promesso e ancora di più ve lo faremo vedere. Questo è The Foiling View, brought to you by SLAM. Un'altra puntata, un'altra incursione in questo magico mondo rivoluzionario per la vela del foiling, le barche che volano, ne vedremo ancora tante anche questa volta, ma vogliamo andare a scoprire, soprattutto al di là dei campioni e delle classi, al di là dei velisti, cosa fa il mercato, cosa fanno i protagonisti del mercato. Qui alla Foiling Week ci sono anche degli espositori, delle aziende che hanno dei prodotti, barche o non solo, e noi siamo andati a incontrarne alcuni per capire anche cosa fanno loro e cosa e come reagisce il mercato a questa novità chiamata foiling. Produttori e mercato della vela, cominciamo a entrare un po' a vedere come reagisce al foiling. Pietro Negri, Negri Nautica, non hai bisogno di presentazioni, sei presente un po' a tanti livelli nel mercato della vela e quindi il fatto che uno come te, che ha un po' le antenne drizzate sulle novità, abbia scelto con questo prodotto l'F101, che adesso andremo a vedere un po' più da vicino, di entrare nel mondo del foiling è significativo. Che idea ti sei fatta di questa realtà che sta un po' impattando sul mondo della vela e le prime reazioni del mercato? Ma credo che ormai il foiling sia una realtà del mondo della vela, quindi non si può non guardare a questo mercato. Vediamo dalla Coppa America, probabilmente anche dalle regate oceaniche, vedi Mott, la classe Mott che adesso farà un mondiale proprio qui a Malcesine con 250 barche, con tutti i più grandi velisti che vengono da tutte le classi olimpiche, quindi è una realtà. Noi ci guardiamo da un po' di anni, devo dire, e non abbiamo mai avuto l'opportunità di lavorare in questo mercato, fin tanto che non ci è stato proposto di collaborare con chi produce l'F101. È una barca che è un entry level nel mercato del foiling, perché è una barca facile. Quindi è una barca che risponde al concetto il foil per tutti, no? È anche uno dei messaggi di questa edizione della Foiling Week. Esatto, loro tra l'altro ce l'hanno proprio come claim, quindi foiling per tutti. E in effetti oggi un esempio è che noi abbiamo fatto uscire al timone la figlia di Luca Rizzotti, 9 anni, e lei ha volato insieme a una ragazza che andava in 49er, ma il timone è fatta volare la barca. Abbiamo fatto uscire penso 50-60 persone in barca in questi giorni, quasi tutti hanno volato. Condizioni non sono state il massimo, perché il vento purtroppo con questo caldo non è mai stato molto intenso, però siamo riusciti a fare volare quasi tutti. La barca non scuffia, quindi questo è un grossissimo vantaggio, è stabilissima. Un trimalano, i foil sono solo sullo scafo centrale, è interamente costruito in carbonio, quindi i tre scafi, le terrazze, l'albero divisibile in carbonio. La barca è prodotta da White Formula in Inghilterra, che è un cantiere che già fa delle altre barche foiling come il Whisper, fa un Mott, cantiere storico inglese, ed è stata sviluppata in collaborazione anche di Arken in maniera importante. Tra l'altro Arken fornisce sia l'albero che tutta l'attrezzatura di coperta, quindi quasi 2 anni di sviluppo, adesso insomma, la vediamo in acqua e quello che volevano ottenere chi l'ha pensata, Alan in particolare, che ha una scuola di vela foiling in Spagna, era quello di poter avere una barca che si potesse utilizzare per diporto, per divertimento puro e anche per regata. Il foiling sul mercato si rivolge a chi è già velista, a chi è già esperto e quindi diciamo lascia un altro tipo di barca a vela e passa al foiling, o può essere addirittura un grimaldello per invece allargare proprio la fascia di utenti della vela? Sì, io penso che come quando sono sono nati i primi skiff, la vela era
già un po' invecchiata di per sé, no? Lo skiff ha fatto vedere il nostro sport in maniera un po' più giovane, poi lo skiff non ha avuto un successo in termini numerici enorme, però presenta la vela in una maniera che, diciamo, a chi non è del settore, no, come un qualcosa di moderno, colorato, veloce, eccetera. Adrenalinico. Esatto, così oggi guardavo in acqua e dicevo, quelli che andavano in moto, chi volava, eccetera, probabilmente non sarebbero qui e sarebbero a fare un altro sport se non ci fosse il foiling. Quindi secondo me è una nicchia per adesso del mondo della vela, ma è importante. Senti, visto che hai parlato di numeri, vogliamo provare a farli due numeri? Barche vendute dell'F101. Allora, loro... Il costo, quanto costa questa barca? La barca ha un prezzo che si gira intorno ai 18.000 euro, IVATO, IVA inclusa, la barca completa in acqua, senza il fiocco, però adesso stanno ragionando se inserirlo nel pacchetto già di default, quindi secondo me intorno ai 19.000 euro. Comprensiva di IVA, comprensiva di vele, quindi la barca in acqua sostanzialmente. Loro hanno la produzione dell'F101, in questo momento è di 4 barche al mese e sono state per quest'anno tutte vendute, sono circa, mi sembra, 30 barche già in ordine. Noi in Italia ne abbiamo al momento venduta una sola, abbiamo iniziato da poco. Un po' di gente che chiaramente la voleva vedere prima, perché questa è la prima che arriva in Italia. Però c'è molto interesse, quindi le prime due ci arrivano a fine luglio, perché questa è l'ultima barca pre-produzione, da adesso incomincia la produzione e a fine luglio ci arrivano le prime due, una di un cliente e l'altra la terremo qua sul Garda, dove la faremo provare e faremo anche i corsi foiling per chi vuole. Da un imprenditore all'altro, da un mercato all'altro, continuiamo questa nostra ricerca di capire come il foiling sta entrando nella produzione che riguarda la vela. Adesso siamo con un giovanissimo, 25 anni, e lui è svizzero, Adriano Petrino, e ha una storia particolare perché nasce velista appassionato proprio con il MOT. Dalla sua passione per il MOT ha tratto quello che poi è diventato un po' il suo lavoro in questo momento. Adesso tu ce lo racconterai, Adriano, ma intanto la prima domanda è: il foiling è il futuro della vela? Io sono convinto che il foiling sia il futuro della vela. Penso che sia importantissimo investire le proprie risorse, il proprio tempo e la propria passione nel foiling, perché sono convinto che il velista che è competente di foiling sarà il velista che potrà vendersi maggiormente, perché in futuro serviranno dei coach che saranno in grado di somministrare delle competenze legate al foiling al mondo dei giovani, perché penso che i team dei professionisti vorranno avere dei velisti che sono in grado di guidare delle barche che vanno a foil, e perché penso che l'industria della vela abbia bisogno di esperti competenti nel mondo del foiling, che sono in grado di dare agli ingegneri, agli uomini d'affari, ai clienti delle indicazioni su quali sono gli aspetti delle barche a foiling che vanno tenuti in considerazione. Idee chiarissime, come vi dicevo, 25 anni, ma idee chiarissime, come del resto è chiarissimo il successo di questa barca che è dietro di noi, il WASP, che è un, possiamo chiamarlo una specie di spin-off dal mondo del MOT, perché è un MOT in piccolo, molto semplificato, un entry level del mondo MOT, però lascio a te descrivere che barca è il WASP, che poi è un po' anche la tua storia imprenditoriale. Questa è la prima barca foiling One Design monoscafo singolo che esiste, è la prima barca della storia dedicata a tutti senza un target specifico, vale a dire che questa barca è dedicata ai giovani che non hanno i soldi per il MOT, ma che comunque vogliono volare su un prodotto di alto livello costruito dai maggiori specialisti del mondo in ambito foiling, perché il nostro fornitore McConaghy è lo stesso che ha costruito dei foil per la Coppa America, che produce uno dei MOT più diffusi, sì, che è anche un nostro prodotto, il Mac 2. È una barca per coloro che non hanno ancora appreso le competenze tecniche per provare gli angoli d'attacco, fare delle modifiche, laminare il carbonio, per fare delle impiombature, o che non hanno il tempo per farlo perché lavorano a tempo pieno.
Quindi è una barca dedicata agli adulti che non hanno tempo di lavorare sulla barca o che preferiscono spendere i propri soldi per andare in vacanza o per stare dietro alla famiglia, ma che vogliono comunque navigare, e il weekend lo possono fare senza compromessi. Per i giovani, per le ragazze, per i velisti professionisti che non vogliono correre in una classe di sviluppo, ma vogliono navigare, fare regate in una classe One Design e vogliono dimostrare che il loro talento e le loro competenze tecniche sono quelle che contano e non invece quelle della barca. Quindi questa barca è dedicata a tutti, ed è dedicata a tutti e ha dei rig diversi, ha delle ali diverse, a dipendenza di chi è l'utilizzatore finale. Peso ed età, diciamo. Peso d'età e competenze, esattamente. Quindi c'è un altro particolare, credo, importante di questa barca, che è il modo in cui questa barca viene commercializzata e viene venduta. Sì. Allora, il Wasp è la prima barca della storia che è venduta sul web, vuol dire che si può andare sul sito www.wasp.com, si può specificare il colore della barca, il colore della vela, il colore dei trampolini, il proprio indirizzo, e poi la barca, una volta che viene effettuato il pagamento di un primo acconto, viene costruita e nel giro di poche settimane spedita all'indirizzo di consegna senza nessun problema. Quanto costa il Wasp? Il Wasp costa $10,500 americani. La spedizione costa 1.100 e poi, a dipendenza della nazione in cui si va a consegnare la barca, è possibile che vengano applicate delle tasse, come delle tasse di sdoganamento, le imposte varie, c'è anche l'IVA che è una parte importante, la GST, dipende molto dalla nazione. Proseguiamo la carrellata di espositori di Foiling Week con altri incontri importanti per tastare il polso del mercato. Michele Petrucci, il cognome già vi dice qualcosa, Bimare, papà Lallo, è stata un po' una storia importante della costruzione dei catamarani, tanta innovazione, classe A e non solo. E con noi c'è anche Vincenzo Sorrentino, altro nome, insomma, che viene da lontano, tante campagne olimpiche. Da lontano, perché vengo da Napoli, volevi dire? Non solo per quello. Allora, noi stiamo facendo con The Foiling View, brought to you by Slam, una serie di indagini sul mercato. Come risponde il mercato della vela all'introduzione, a questa rivoluzione, come la chiamiamo noi, del foiling? Voi avete iniziato a fare catamarani, diciamo, tradizionali, e siete stati tra i primi, naturalmente, sempre innovazione per eccellenza, per natura, diciamo così, per vocazione, a introdurre anche il foiling. Noi oggi qui vediamo anche in acqua l'S9, che è un po' l'ultima generazione. Allora, dici prima di tutto, Michele, come sta penetrando il foiling nel mondo della vela e come la sta cambiando? Ma allora, il riscontro sul mercato non è stato proprio immediato, perché la gente comunque è un po' spaventata da questo, come succede sempre, dai cambiamenti importanti, perché questo è proprio un altro modo di andare a vela, è anche molto pericoloso, abbiamo visto. Però pian pianino, anche grazie alla Coppa America, che secondo me dovrebbero continuare a farla sui catamarani, pian pianino la gente comincia ad arrivare, anche grazie allo staff del Foiling Week, che hanno spinto molto per avviare questa cosa, e anche noi, che abbiamo aperto finalmente una scuola vela di foiling, credo la prima al mondo sui catamarani. Questa è la novità, nel senso che da un costruttore storico di catamarani, dal S9 di cui adesso parleremo, è anche nata l'esigenza di una scuola vela specifica sul foiling. Allora, facciamo una parentesi. Siamo accorti proprio che avendo una barca adatta a tutti, perché tutti, proprio pesi, equipaggi giovanili, ma proprio giovanissimi, anche 14enni, 12enni, è molto facile come utilizzo, ci siamo resi conto che sarebbe utile partire proprio dalla gioventù per creare e avviare questa nuova. Allora ti faccio una domanda che ho fatto anche ad altri, diciamo, tuoi colleghi imprenditori del settore, no? Il foiling come vela diversa, come evoluzione della vela, è un qualcosa che cambierà le proporzioni all'interno del mercato della vela, o può aprire un mercato totalmente nuovo? C'è gente che non sarebbe entrata nella vela ma ci entra con la scusa del foiling. Io sono convinto che aprirà, o ha già aperto, un mercato nuovo, perché essendo uno sport abbastanza estremo, spettacolare direi, molti personaggi che magari andavano anche sul windsurf per cercare di qualcosa di nuovo, che altro, potrebbero tranquillamente venire nei catamarani o nei dinghy o comunque nelle barche volanti.
Vincenzo, Sorrentino, S9 e altri prodotti analoghi. Oh, abbiamo fatto il piccolo Coppa America, la gente voleva la Coppa America alle Bermuda, che ci vuoi fare il Bermuda, ce l'abbiamo già qui la Coppa America, che dobbiamo fare? Sì, no, perché l'S9 era nato prima senza fiocco, cioè solo con la randa, tipo sì, classe A. Sì. Però da quest'inverno avevamo fatto lo sviluppo, Michele ha avuto l'idea, io mi sono buttato in acqua, l'ho messo su e adesso è una figata esagerata. Nel senso della parola. Nel senso della parola. Allora, buttate in acqua. È uscito con delle condizioni che non c'erano neanche i surfisti da onda fuori, che non, per la prima volta da solo in pieno inverno. Quindi... Non l'abbiamo scelto a caso, diciamo, no? Il buon sì, Vincenzo no, perché dovevamo creare una barca che... Per esempio il Mott ha un range abbastanza ridotto di vento, nel senso che se sei sotto gli 8 nodi è difficile che vola e dopo un tot con mare grosso fa un attimino fatica. E noi col catamarano invece possiamo navigare, se c'è zero vento fondamentalmente riesci a tornare a terra, questo è fondamentale. E quando c'è l'uragano, io sono uscito con 3 metri d'onda perdon, e 22 nodi, una bellezza, stai lì e ti diverti, torni a casa con un sorriso da qui a qui praticamente. Quindi possiamo sfatare anche questa voce, questo concetto per cui il foiling è solo acqua piatta, no? Cioè, e alla fine che cos'è il foiling? Nel senso, ne abbiamo parlato tanto in queste puntate, quindi abbiamo anche visto tante immagini, le stiamo ancora vedendo, però questo alzarsi sul catamarano cosa cambia effettivamente? Cioè alzarsi dall'acqua oppure navigare con gli scafi immersi nell'acqua? Ma forse è anche più facile, guarda, di prima, perché il catamarano in generale tu hai sempre il rischio con uno scafo nell'acqua della classica ingavonata, e l'abbiamo visto nella prima parte della Coppa America quando vennero a Napoli quelli lì che facevano dei capitomboli lì che si massacravano là. Però invece il foiling ti tiene fuori dall'acqua e fondamentalmente tu la eviti l'onda. Cioè, se ci sono 3 metri d'onda devi stare attento a impattare con quella che stai raggiungendo, perché non è che ti spinge, ma sei tu che le raggiungi. Quindi un attimino devi stare, però basta regolare un attimino il timone, alzi un attimino più le prue e tu superi tranquillamente tutte le onde. Quindi secondo me è anche più facile, cioè più divertente, più facile, è più veloce, è una figata praticamente. Senti Michele, Bimare è il marchio storico italiano, un'eccellenza insomma anche della cantieristica italiana di questo settore dei catamarani, ma tu adesso hai anche un tuo marchio che si chiama proprio col tuo nome e cognome, Michele Petrucci, e l'S9 è un prodotto italiano, italianissimo, che insomma sta andando molto bene sul mercato, quindi chiudiamo anche con una sorta di analisi da questo punto di vista. C'è da dire, partirei già col dire che ci sono già 33 S9 in giro per il mondo, abbiamo preso un bel ampio raggio, stiamo facendo la prima classe in Italia, infatti oggi siamo qui riuniti perché era proprio una tappa del nostro campionato, poi avremo il campionato italiano a Como, l'Alto Como, e abbiamo già le regole scritte, proprio già ISAF, quindi un bel regolamento One Design, quindi anche abbastanza rigido, però abbiamo mantenuto uno spiraglio per le innovazioni. Uno spiraglio per le innovazioni, perché alcune cose comunque, per non diventare esasperati come in molte classi come la classe A, che non riesci, il cliente, il velista, neanche il costruttore riesce a stare dietro alle evoluzioni, è difficile. Abbiamo cercato di limitare l'evoluzione e scaglionarla in modo che venga assorbita dal cliente, dal cantiere, in modo più regolare e omogeneo. Abbiamo parlato di evoluzioni, concludiamo al volo. Tu hai già detto che speri che la prossima Coppa America sia ancora con i foil. Tu cosa pensi della prossima Coppa America? Ma quello che è, basta che ci divertiamo. Tanto noi la Coppa America ce l'abbiamo in casa, mica dobbiamo. Quelli sono per i ricchi, noi facciamo la Coppa America per il popolo, quindi fate quello. La filosofia napoletana non si smentisce mai. Invece a te, che nel futuro guardi sempre molto bene, cosa potrà ancora succedere? Quali potrebbero essere i prossimi passi di evoluzione del foiling? Domandona. Di sicuro renderlo più per tutti, come stiamo facendo un po' noi. Infatti vediamo anche altri progetti che... sostanzialmente seguono un po' quello che abbiamo fatto con l'S9, perché abbiamo dato dei grossi input, perché usiamo 4 punti giù di foil anziché 3 come in Coppa America, come molte altre barche, e abbiamo rubato anche un po' di cose noi dal Mott, perché comunque ha un sistema automatico che è fotonico, però senza renderlo veramente estremo e solo per pochi, vogliamo che comunque che sia più generale, abbassare i costi, fare in modo che le barche durino di più, intercambiabili, non usa e getta come succede in altre classi. Avete sentito dunque anche la voce del mercato, dei protagonisti dell'economia, del comparto della vela, che sono alle prese con questo fenomeno foiling. Avete sentito che le risposte non mancano, no?
questo ce l'ha dimostrato anche la Foiling Week di quest'anno. Altri contributi arriveranno. Grazie per essere stati con noi. The Foiling View, brought to you by Slam.